dopo le ultime decisioni del governo, a frequentare le lezioni in presenza è ormai l'80% degli studenti. Praticamente si tratta di tutti gli alunni di infanzia e primaria e di una percentuale molto alta di studenti della secondaria. Ma la maggioranza che sostiene il governo Draghi punta a portare in classe tutti quanti, indistintamente. Lo hanno messo nero su bianco i capigruppo della Commissione Cultura della Camera, che nei giorni scorsi hanno presentato una mozione sull'argomento. Mozione che mette in primo piano la necessità di intraprendere ogni possibile iniziativa finalizzata alla riapertura in sicurezza degli istituti scolastici e dei servizi educativi per l'infanzia, ma che subito dopo propone un lungo elenco di richieste volte a sostenere la riapertura, dal garantire uniformità sul territorio nazionale delle decisioni relative all'apertura delle scuole, al concludere nel minor tempo possibile la vaccinazione di tutto il personale scolastico, fino ad intervenire sul tema del trasporto pubblico locale e ad attivare modalità di recupero e consolidamento degli apprendimenti, anche allo scopo di recuperare il gap formativo che una scuola a singhiozzo ha inevitabilmente creato. Sulla riapertura in primis delle scuole era già intervenuto anche il ministro, il premier Draghi, in occasione della conferenza stampa dell'8 aprile, quando aveva dichiarato: "Se chiedete a me, io voglio rivedere il paese aperto a partire dalle scuole. L'obiettivo è dare ai ragazzi almeno un mese di scuola in presenza per permettere loro di chiudere l'anno insieme". E anche il ministro della Salute Roberto Speranza era intervenuto sul tema e aveva parlato di tesoretto da dedicare alle scuole in termini di riduzione del contagio. E anche a seguire in queste ore il ministro della Salute è tornato a parlare di aperture, ipotizzando, anzi dando per probabile la riapertura a maggio, dato che il 30 aprile scadranno gli effetti dell'ultimo decreto. Per quanto riguarda invece gli esperti, questi sono cauti ma ottimisti sul tema delle riaperture. Fabrizio Pregliasco, ad esempio, virologo e docente dell'Università di Milano, afferma: "Così come abbiamo sdoganato la scuola, pur con i rischi che ciò comporta, faremo così con le altre aperture". Particolarmente preoccupante dal punto di vista di Pregliasco è invece la questione dell'estate, qualora venisse percepita come un liberi tutti, perché ci ricorda il virologo che, sebbene siano stati vaccinati ormai circa 14 milioni di italiani e una buona quota è anche guarita e quindi ha gli anticorpi al virus, è anche vero che ci sono ancora 40 milioni di italiani sensibili al Covid. Dunque, se abbassassimo la guardia, quindi non rispettassimo i protocolli di sicurezza o non fossimo in grado di garantire un tracciamento importante, ne subiremmo le conseguenze. Sempre cauta ma positiva anche Antonella Viola, l'immunologa dell'Università di Padova, che afferma che il contagio nei luoghi aperti è talmente basso da essere irrisorio, lasciando intendere dunque dal punto di vista delle scuole la possibilità effettivamente di lanciare il piano di recupero degli apprendimenti i cui protagonisti saranno le scuole, ma anche gli enti locali e il terzo settore. Per intanto adesso si parla di riaprire per tutti il 3 maggio o al più tardi il 10, con l'idea, dicono il ministro e lo stesso presidente Draghi, di regalare un mese di scuola in presenza a tutti gli studenti d'Italia. Anche se, per la verità, l'intenzione sembra un po' in contrasto con l'altra decisione di anticipare già al 1º giugno gli scrutini finali, almeno nella scuola secondaria. Sul tema, ovviamente, noi continueremo a tenervi informati, quindi seguiteci su questo canale, ma anche nel nostro portale www.tecnicadellascuola.it.